test del tracciatore RedRay. Abbiamo agganciato il nostro tracciatore sul nostro Ampec. In questo caso abbiamo un sistema in cavo. La prima bretellina collegherà il tracciatore all'Ampec, quest'altro connettore servirà per poi collegare i sensori del giocatore. Il tracciatore prende l'alimentazione direttamente dall'Ampec. Accendendo il circuito abbiamo la segnalazione della modalità di funzionamento del tracciatore, come al solito 32, 64, 200 giocatori. Il primo LED indicherà se è avvenuta la connessione ad internet, il secondo LED se è stato agganciato il sistema satellitare. Il sistema di tracciatura sarà pronto quando tutti e due i LED saranno spenti. Di solito i tempi di aggancio dei satelliti sono intorno a 40-50 secondi, quindi attendiamo che il sistema abbia agganciato il GPS e siamo pronti per la localizzazione, la tracciatura dei giocatori. Già fai vedere. Entrambe i LED spenti, il circuito acceso, il tracciatore è pronto. E possiamo controllare il movimento di questo fucile tramite internet, magari comandarlo a distanza o impostare delle aree di respawn, aree di test, sensori e così via. Siamo entrati nella zona di test sensori. Usciamo da questa zona che abbiamo configurato precedentemente. Rientriamo nella zona configurata, rientriamo quindi di nuovo. Usciamo. Questo sistema di tracciamento Tic Tracker RedRay.